I'm doing me, 'cause I am everything. I'm doing me, I am the energy, I am that thing, turning up the goddess way. Settembre 2020, ben ritrovati da Angelita Ciccone per il TG Web di Città di Ariano. Partiamo come sempre dalla politica. Amministrative Ariano, apertura ufficiale della campagna elettorale di Marcello Luparella. Il patto civico per Ariano questa sera si presenta alla città. Il candidato sindaco del patto, Marcello Luparella, insieme alle 5 liste a sostegno, sia Ariano di tutti, Siamo Ariano, Ariano convincente, Insieme per Ariano e Ariano che produce, saranno in piazza Plebiscito alle ore 20:30 per l'apertura ufficiale della campagna elettorale. Il tutto nel rispetto e nell'osservanza delle norme anti-Covid. È possibile seguire la diretta dell'evento sulla pagina Facebook di Città di Ariano a partire proprio dalle ore 20:30. Regionali Caldoro ad Ariano. Questa sera Stefano Caldoro sarà ad Ariano Irpino per la campagna elettorale del centrodestra. Il candidato a presidente della Regione Campania si confronterà con la stampa e gli elettori presso l'hotel incontro alle ore 20, insieme all'europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello, al senatore della Lega Pasquale Pepe e dai candidati locali del centrodestra. La conferenza stampa si terrà all'aperto nel rispetto dei protocolli anti-Covid. Attualità: De Luca visita all'AIA di Flumeri. Vincenzo De Luca è giunto a Flumeri a sorpresa nel pomeriggio di ieri. Ha visitato lo stabilimento e il nuovo impianto di Cataforesi. De Luca si è soffermato sul luogo in cui verrà realizzata la nuova linea di montaggio. Vedere una cosa che nasce è sempre una emozione, ha detto, e pensare che qualche anno fa abbiamo rischiato di perdere in Italia tutto questo. Qui si è realizzato un miracolo. Il deputato arianese Generoso Maraia ha commentato la visita del governatore. Seppur in una fase di campagna elettorale e seppur tardivamente, fa piacere che il presidente della Regione Campania sia giunto in visita presso lo stabilimento IA di Flumeri. Covid-19, la situazione in Campania. Sono 193 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore dall'unità di crisi della Regione Campania. Non ci sono deceduti e risultano esserci 15 pazienti dichiarati guariti. In provincia di Avellino i nuovi casi positivi sono 3, 2 nel comune di Mercogliano e 1 nel comune di Teora. Scuola, rinvio quasi ufficializzato. Sembra essere quasi ufficiale la riapertura delle scuole il 24 settembre. Il tutto è emerso dalla riunione del presidente della Campania Vincenzo De Luca con i sindacati, l'assessore all'istruzione Lucia Fortini, la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Luisa Franzese e l'unità di crisi per l'emergenza Covid. La regione si è riservata di ufficializzare all'inizio della settimana prossima, sulla base delle indicazioni espresse da tutti i partecipanti al tavolo, la nuova data di inizio delle lezioni in Campania, a tutela delle famiglie, degli studenti e dello stesso personale scolastico. Cronaca: a 16 blocchi e proteste, autotrasportatori e automobilisti bloccati questa notte a causa della chiusura della 16 Napoli-Bari per lavori di pavimentazione. Chiuso dalle ore 22 di ieri sera alle ore 6 di stamane, il tratto compreso tra Grotta Minarda e Lacedonia verso Canosa. Disagi e proteste all'uscita del casello di Grotta Minarda. Sport: over 35, i risultati del primo turno di Europa League. Irpinia, pubblicità, Royal Inn, Reale Mutua, Passione Auto, Pizzeria Oasi, Futur Auto, Sportizzare e Cover Story. Sono queste le squadre qualificate per i quarti di finale dell'Europa League del campionato over 35 Ariano Irpino 2019-2020. L'over 35 Ariano tornerà in campo lunedì prossimo, 7 settembre, con i match dei quarti di finale della Champions League. Bene, anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima edizione.